Siamo qui in compagnia del tablet Padfone Infinity. In realtà non si tratta di un tablet, ma dell'originale soluzione Padfone, che consente appunto di avere uno smartphone perfettamente integrato in una piattaforma tablet. In realtà appunto stiamo parlando di un oggetto che è assolutamente eccezionale, un telefono che va a migliorare il già ottimo telefono Padfone 2 che conoscevamo, e questo Infinity va ad associarsi rispetto al Padfone 2, allargando la gamma di prodotto con un oggetto, diciamo, che punta direttamente ancora più in alto. Lo chassis è cambiato, con una superficie che abbiamo visto in alluminio spazzolato. Le dimensioni rimangono le stesse nonostante l'adozione di uno display da 5 pollici, che in questo caso diventa addirittura full HD, per consentire, diciamo, un piacere visivo, un comfort visivo ancora più elevato. La dotazione hardware si è notevolmente accresciuta, con un processore Snapdragon di classe 600 ancora più potente. La webcam da 13 megapixel, al vertice della categoria, consente di scattare anche foto e video ad una velocità addirittura superiore rispetto a quelle già ottime del modello precedente. Ma quello che rende questo oggetto davvero unico e senza paragoni è la possibilità di passare istantaneamente da una modalità all'altra, dal telefono a tablet, semplicemente con un meccanismo così semplice di aggiunta, appunto, meccanica. Questo consente sostanzialmente vari vantaggi: il vantaggio di tipo economico, perché consente di avere di passare istantaneamente da tablet a smartphone con un solo piano dati; un vantaggio di tempo, perché tutta l'intelligenza e i dati vengono memorizzati all'interno dello smartphone, senza la necessità di dover effettuare delle operazioni di sincronizzazione; e poi ovviamente un vantaggio legato alla presenza di una batteria aggiuntiva all'interno del tablet, che consente di triplicare l'autonomia del telefono e ovviamente passare, diciamo, ottenere una garanzia di assoluta versatilità di questo tipo di strumento.